L'appuntamento di oggi prende le mosse da una sollecitazione che una dei miei contatti ha voluto gentilmente pormi. Spesso infatti gli argomenti che tratto arrivano un po', come dire, da vostri suggerimenti. E quindi entriamo subito nel merito. Quello che appare per essere il governo degli opposti è in realtà una piattaforma che lavora in maniera trasversale e ben, come dire, oliata all'interno della fondazione Vedrò, che si autodefinisce, virgolettato, un think tank nato per riflettere sulle declinazioni future dell'Italia e delineare scenari provocatori ma possibili per il nostro paese. Cosa c'è dunque di più provocatorio di un governo imbastito su sponde opposte? E voilà, gli scenari provocatori diventano non solo possibili, ma addirittura reali. Ma cerchiamo di capire che cos'è questa Fondazione Vedrò e chi ne fa parte. Troviamo tutto sul sito ufficiale. Il network di Vedrò è composto, oltre dalla presidente Benedetta Rizzo, nominata come consulente all'agenda digitale, e al tesoriere Riccardo Capecchi, balzato alla luce dei riflettori mediatici per essersi dimesso dopo il famoso volo di Stato sull'aereo insieme a Mastella e a Rutelli nel 2007. Capecchi è anche nipote di Enrico Letta ed è direttore generale dal 2012 di Poste Energia, oltre ad essere deputato del Partito Democratico. Ma fanno parte del network Vedrò, come indicato, ripeto, testualmente sul sito ufficiale, anche Monica Nardi, collaboratrice del Premier Letta a Palazzo Chigi, Ernesto Carbone, deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Finanza della Camera, che siede anche nella Fondazione Big Bang, particolarmente vicina a Matteo Renzi. E poi all'interno di Vedrò ci sono accademici, come vengono definiti, come appunto Lorenzo Bini Smaghi, già membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, ma anche Michel Martone, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali con il governo Monti. E poi Giulio Napolitano, sì, proprio quel Napolitano, ovvero figlio del presidente della Repubblica e autore dei discorsi, o come dicono altri, ghostwriter dello stesso Enrico Letta. Poi nella Fondazione Vedrò ci sono personaggi dell'arte e dello spettacolo come Enrico Bertolino, Andrea Camilleri, Luca Carboni, Massimo Ghini e ancora giornalisti come Giuseppe Cruciani, Filippo Facci, Stefano Feltri, Oscar Giannino, Paolo Giordano, Lucia Goracci, Curzio Maltese, Gianluigi Paragone, David Parenzo, Natania Zevi e addirittura magistrati come Giuseppe Bianco, Raffaello Cantone e Nicola Gratteri. Poi ci sono i politici, e qui la parte più interessante. Ci sono politici come Angelino Alfano, segretario nazionale del PDL, Forza Italia. Francesco Boccia, del PD, presidente della Commissione Bilancio alla Camera, o ancora come Giulia Bongiorno, ora facente parte dell'area di Monti, Mara Carfagna, del PDL, Paolo De Castro, già ministro con D'Alema e Prodi, Nunzia De Girolamo, attuale ministro PDL delle politiche agricole e forestali, moglie di Francesco Boccia del PD. E poi lo stesso Enrico Letta, il primo ministro, e ancora Andrea Orlando, attuale ministro all'ambiente, Maurizio Lupi, ministro per le infrastrutture, Beatrice Lorenzin, ministro alla salute, Giovanna Melandri, ministro per lo sport con Prodi, Filippo Patroni Griffi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Letta, Renata Polverini, membro del Comitato Economico e Sociale dell'Unione Europea, Matteo Renzi, Deborah Serracchiani, Marco Stradiotto, sempre del PD, Flavio Tosi della Lega Nord, Adolfo Urso, già viceministro in quota Alleanza Nazionale, Raffaele Volpi della Lega Nord. Tutti insieme appassionatamente. Ma nel think tank del governissimo ci sono anche manager, uomini di dottrina, venture capitalist, scienziati, imprenditori, chef e sportivi del calibro, ad esempio, di Yuri Chechi, Josefa Idem, già ministro con il governo Letta, ricordate? E poi l'arbitro Gianluca Paparesta, assessore barese, fra l'altro per volontà del sindaco Emiliano, del PD, e l'allenatore Cesare Prandelli. Ma chi sono gli sponsor della Fondazione Vedrò, questo network di personaggi appunto totalmente bipartisan, trasversale? Lo racconta un articolo dell'Espresso datato 25 aprile di quest'anno. Enel, Eni, Telecom,
Vodafone, Sky e ancora Lottomatica, Sisal, Autostrade per l'Italia, ma anche Nestlé, Farmindustria e il gruppo Cremonini. Lo scopo dichiarato? Beh, è un ritorno di immagine dai materiali pubblicitari, ma come spiega Luca Sappino, autore dell'articolo sull'Espresso, resta da capire se le sponsorizzazioni diano o meno i loro frutti, politicamente parlando, si intende. Tant'è, le dichiarazioni del primo ministro Letta erano indicative già all'esordio di questo governo. Dobbiamo lavorare molto sul tema delle privatizzazioni, spiegava Letta. Il patrimonio pubblico è ancora enorme. Bisogna cominciare a mettere nel mirino nuove privatizzazioni, pezzi di Eni, Enel e Finmeccanica. Non serve più dunque il panfilo della corona inglese. Adesso c'è l'uomo giusto al posto giusto con la fondazione giusta, che addirittura si premura di lanciare poco prima di Ferragosto di quest'anno il Fondo Sovrano Italiano della Cassa Depositi e Prestiti per una nuova ondata di privatizzazioni. Ma se pensate che questa fondazione Vedrò sia stata fatta in fretta e furia per sorreggere in un qualche modo questo governo, sappiate che invece si tratta di una struttura appunto bipartisan operativa già dal 2005, quando ha cominciato a riunirsi sul lago di Garda, appunto a Dro. E ovviamente l'insieme di politici, giornalisti, manager, sportivi, personaggi dello spettacolo che bazzicano la fondazione lo fanno per, come dice il sito, delineare i scenari provocatori ma possibili per il nostro paese. E ovviamente è un caso che Letta, Alfano e diversi ministri di questo governo facessero già parte del network della fondazione di Enrico Letta e che prima dell'incarico di governo avessero già oliato i loro rapporti appunto all'interno di Vedrò. Come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma... Ed ora veniamo alla chicca di questa settimana. Davvero una cosa un po' particolare. Vi sarà forse giunta la notizia che la Serbia, in un qualche modo, il nuovo governo serbo, ha cercato di modificare la struttura della banca centrale, che era appunto privata, intervenendo per ottenerne una sorta di controllo. Questo ha mandato immediatamente su tutte le furie a quelle che sono, diciamo, le strutture tradizionali bancarie e in particolar modo anche il Fondo Monetario Internazionale, nonché le stesse strutture dell'Unione Europea. E però, in contrasto con questa notizia, c'è davvero una chicca, ovvero l'attuale vice premier Aleksandar Vučić nei giorni scorsi ha annunciato l'assunzione in qualità di consiglieri del governo dell'ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Dominik Strauss-Kahn, quello travolto dal scandalo, diciamo, costruito appositamente, adeguatamente per farlo diventare un mostro, per trasformarlo in un mostro e per metterlo al bando da tutto, ma anche come consigliere sono stati scelti l'ex cancelliere austriaco Alfred Gusenbauer e, pensate un po', l'ex ministro degli esteri italiano con doppio passaporto italo-israeliano Franco Frattini. Ora, che cosa faranno questi personaggi e perché proprio consiglieri di siffatta specie, di questo tipo, per un governo serbo che tutto sommato cercava di sfuggire alla morsa del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea? Quali saranno i programmi? Beh, lo sapremo fra pochi giorni, ma tant'è, per controbilanciare una mossa di controllo rispetto a una banca centrale nazionale, una banca centrale nazionale che appunto era privata, si mettono in campo personaggi di questa specie. Ora vedremo, come si suol dire, chi vivrà vedrà, o meglio, se vivrò vedrò, è il caso di dire, disse il nostro attuale primo ministro.